Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Eccoci qua, notte bianca a Piazza Immacolata anche quest'anno, c'è Letizia, c'è anche Giorgio, eccola qua, ma c'è un pubblico bellissimo, ve lo faccio vedere, eccolo qua! Guardate che spettacolo, la piazza è pienissima, ci siamo, grazie, 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 e peggio per voi che non siete venuti, ciao! Siamo con Stefano Tisi, notte bianca di Piazza Immacolata, sì. Porta Maggiore, ma soprattutto la prima cosa più semplice, 20 anni di musica. No, di musica sono molti di più, sono 20 anni di feste di piazza. Non ho festeggiato qualche settimana fa la carriera, ma la festa di piazza, che è diverso. Che poi, perché la carriera uno può dire che inizia quando prende lo strumento, inizia a suonare, inizia a fare le piccole esibizioni. Perché ho sottolineato la festa di piazza? Perché è lì che inizia la vera gavetta. Sulla piazza trovi la difficoltà nel catturare l'attenzione del pubblico, i rumori che c'è a fianco, come stasera. Stasera abbiamo 80 postazioni che fanno musica, tu devi cercare di concentrare il pubblico sotto di te. E poi la piazza è bella, perché la piazza è colore, la piazza è festa, la piazza è libertà, soprattutto dopo 2 anni così festeggiare una festa di piazza. Diciamo che è stata la festa della festa di piazza. Ma soprattutto 6 mesi di lavoro per avere 2 ore di spettacolo, però secondo me ti sei molto divertito alla fine. Molto divertito, molto teso, c'erano tanti amici, tanti ospiti, oltre a Giorgio e Letizia, le mie due compagne d'avventura da tanti anni, c'erano Anduccio, Alvaro Vitali, il presentatore Rai Beppe Convertini, c'era Morgana, la bambina prodigio del Bagaglino. 6 mesi di lavoro, perché iniziare così in anticipo? È una cosa che andava calibrata, misurata. Stavamo in Piazza del Popolo e tu dici, beh, Piazza del Popolo è il salotto d'Italia, lì ho dovuto portare anche la cultura, e comunque quando si fa musica popolare si fa anche cultura popolare, non a caso Alvaro Vitali, perché il Pierino Nazionale, perché sto Pierino ha iniziato con Federico Fellini, Nduccio che ha una storia nel centro Italia a livello artistico assurda, quindi insomma iniziare prima perché andava curata questa, andava calibrata la parte culturale andava. E a questo punto passiamo alle tue assistenti, ma compagne di Musi. A questo punto, prima cosa è la cosa più semplice, sopportarlo non è facile. No, per niente. No, più che altro perché è molto pignolo, lui ci tiene proprio tanto e quindi riuscire a stare dietro sui tempi non è semplice. Però noi siamo forti, quindi ce la facciamo tranquillamente. Non è facile stare dietro noi anche, quindi insomma... Diciamo che ci compensiamo un po'. Però sul palco alla fine ci si diverte. Sempre. Quello è l'ingrediente principale. Se non c'è quello non puoi fare una festa di piazza. Non puoi fare la festa, non puoi cantare, non puoi fare nulla. Perché prima di tutto c'è il divertimento, la passione e quello che ti fa stare lì sopra. Se non c'è quello non puoi farlo. Ma soprattutto quando sei sopra il palco e ti si apre la quarta platea, si chiama quarta platea, che tu davanti c'hai persone che ti guardano, inizialmente forse dubitano, tu sono titubanti, silenziosi, ma poi iniziano con quelle risate, quell'energia che ti trasmette. Tu a quel punto che sensazione provi? È una sensazione bellissima, indescrivibile, perché senti proprio l'energia, no? Che arriva dal pubblico, dalla platea, quindi... È indescrivibile, è bellissimo. E ha visto che colui che ti sta accanto non ti sente perché c'è la musica, è veramente così tanto rompiscatole, ma pignolo? Pignolissimo, molto rompiscatole, però siamo molte pignole anche noi, quindi andiamo d'accordo. C'è un legame anche umano, insomma, molto profondo tra di noi, siamo anche amici. Quindi questo rafforza, no, quello che noi facciamo sul palco, ci divertiamo e cerchiamo di far divertire chi ci ascolta. Ma possiamo dire che lui cerca il capello nell'uovo?
anche se i capelli non ce li ha, sì, cerca il capello nell'uovo perché non ce li ha, quindi sì. Abbiamo scoperto che il capello nell'uovo non c'è. Li vai cercando, nel nostro diretto si dice così, li vai cercando, non si trova questi capelli nell'uovo. L'ultima cosa, ma collabori e dai, cerchi talenti nel territorio per televisioni nazionali. Sì, questa è una cosa che pochi lo sanno, ma io lavoro per degli autori televisivi nazionali, Rai Mediaset, quindi fatevi avanti, siete dei talenti, siete stravaganti, siete bravi, siete somari, non fa niente. Se volete, perché no, contattatemi, di mestiere faccio anche questo. Siamo con Laura alla Notte Bianca di Piazza Immacolata, di Porta Maggiore, e a questo punto intanto parliamo del nuovo singolo che è appena ci hai presentato, sì. È sicuramente molto attraente, Il Mare. Sì, Il Mare è il mio primo inedito in italiano, genere pop chill out, è stato realizzato in realtà dopo un progetto in lingua inglese, il primo progetto che ho realizzato è un remake di un brano italo disco anni 80, originariamente interpretato da DJ's Project Silvano Pulignano. E di questo primo brano ho realizzato diverse versioni assieme anche ad altre personalità importanti, ad esempio DJ Alberti che mi ha realizzato una versione, Tony Esposito, P-Lion, Whiskey, e quindi diciamo io al momento ho questi due progetti. Da cosa hai tratto ispirazione in questo caso del brano Il Mare? Beh, ho pensato al nostro mare, al mare Adriatico, al romanticismo del mare, agli amori estivi che sono amori intensi che esplodono e che poi si dissolvono, in realtà altro non sono che un'illusione, ecco. Quindi questo diciamo è il significato della canzone, Il Mare. Parla proprio di questo. Qual è la sensazione, l'emozione che provi quando sali sul palco, vedere davanti la gente che ti ascolta? Inizialmente è titubante, ma poi si scioglie, ti sorride, ti applaude, si emoziona e quell'energia te la ritrasmette a te. E tu che cosa senti? Tanta emozione. È un'emozione che credo non svanirà mai, perché ogni palco, ogni piazza mi trasmette qualcosa di diverso, e ringrazio tanto le persone che mi ascoltano e che mi seguono. E a questo punto progetti per il futuro? Sì, è già in programma un secondo inedito sempre in lingua italiana, però è una sorpresa, non voglio svelare troppi dettagli. A questo punto però noi ti diciamo, mantieni anche la lingua inglese, perché bisogna essere internazionali e non bisogna chiudersi sull'italiano. Ovviamente, ci saranno anche altri brani in lingua inglese. Ringrazio tanto il comune di Ascoli, l'amministrazione comunale della città di Ascoli, ringrazio SR Video Promotion e Filippo Ferretti. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Thank you.